pieno svolgimento un incidente probatorio contro la richiesta di archiviazione del procedimento per TAP, come si sta svolgendo e a che punto stanno i lavori. Guardi, fino ad adesso abbiamo ascoltato le domande, le questioni poste dal PM e dagli avvocati da parte dei sindaci e da parte della Regione Puglia, per capire, per entrare nelle contraddizioni di questa consulenza d'ufficio. Riassumendo in maniera semplicistica, ma per motivi di tempo, se quella mega centrale di 12 ettari che deve essere realizzata a Melendugno è da considerarsi uno stabilimento o non è uno stabilimento. Secondo noi lo è a tutti gli effetti perché si maneggia, si utilizza, si filtra, si lavora il gas, che è una materia prima. E quindi è uno stabilimento, bisogna applicare la SEVSO perché i quantitativi sono sopra le soglie di legge. D'altronde la direttiva SEVSO è il testo europeo, parla molto chiaramente e dice dove ci stanno questo tipo di attività e si maneggiano sostanze pericolose, c'è un problema di sicurezza che è prioritario rispetto a tutto. E dice non si applica la direttiva nel caso di condotte, e questa non è una condotta, nel caso di stazione di pompaggio, e non lo è perché la stazione di pompaggio si trova in Albania, il terzo caso è lo stabilimento. E per i periti invece non è nessuno di questi tre casi, sarà forse un'astronave che si poserà a Melendugno, non lo sappiamo. Come ritiene l'intervento di Emiliano e quello della politica un po' a giochi fatti, insomma, quando forse ormai le chance per un dietrofront sono minime? Noi ho ringraziato della presenza del presidente Emiliano perché in questi anni, bisogna dargli atto, non ha mai cambiato idea. Ha ritenuto quest'opera incompatibile per il luogo in cui è stata presentata, autorizzata e che vorrebbero portare avanti. Il presidente ha altre idee, altre opinioni, però su questo è stato coerente, fermo e determinato e la sua presenza oggi qui lo testimonia.